Qual è il rimedio più terrificante che potrebbero utilizzare i milanesi ad Halloween per togliere la muffa? La soda caustica, ma anche no! Ciao, sono Giuseppe la Chiappamuffa e questa sera sono davvero euforico perché abbiamo trovato un nuovo modo per non eliminare la muffa, la soda caustica. Non ho potuto non notare questo commento e nella notte più terrificante di Milano, con la piazza gremita di persone e vestite in costume, io ho già dato, vorrei raccontarvi tutti i disastri che potreste fare se utilizzate soda caustica, prodotto chimico molto forte. Quindi, visto che è una notte terrificante, parliamo della soda caustica e addirittura riabilitiamo la posizione della candeggina, che a confronto è acqua di rose. Se avete dei dubbi su come pulire delle macchie di muffa, smettete di cercare un rimedio per pulire delle macchie di muffa, perché la muffa è un organismo vivente che può avere anche del terrificante quando comincia a formarsi in grandissime quantità sulle nostre pareti e potrebbe persino arrecare danni alla nostra salute. Ma questo non significa che si debba utilizzare la forza bruta per eliminarla. Quando avete ucciso la muffa con un prodotto adeguato, antimuffa, che potete trovare in colorificio o ve lo vendo pure io, il mio è naturale, poi dovete preoccuparvi di risolvere le cause del problema. Spesse volte la condensa, a volte sono infiltrazioni d'acqua perché magari si è rotto un tubo, nelle cantine magari c'è acqua che risale, si chiama umidità di risalita. Quindi siate dolci e delicati quando eliminate la muffa, non c'è bisogno di usare dei prodotti così aggressivi che fanno male alle persone e alla muffa, praticamente fanno un baffo. In conclusione, anche se questa è la notte di Halloween dove tutto può succedere, ricordatevi che la vostra battaglia contro la muffa non è solo una volta all'anno il 31 ottobre, ma è tutti gli inverni. E a partire dalla settimana prossima il clima peggiorerà e dovremo prestare molta più attenzione. Se questo video ti è stato utile, lasciami un mi piace, condividi e iscriviti a questo canale e utilizza i commenti per condividere le tue disavventure in fatto di intrugli chimici contro la muffa o magari dacci un buon consiglio per risolvere il problema. E da Galleria Vittorio Emanuele, Piazza Duomo, nella notte di Halloween, vi saluto e ci vediamo al prossimo video, sperando un po' meno terrificante. Ciao da Giuseppe e basta muffa!